Salve, buongiorno e benvenuti. Io sono Violetta e questa è una nuova puntata di Te lo dico io, la mia mini rubrica settimanale in collaborazione con il sito di cinema Screen Week. Ti sei grattato la testa tutta la settimana chiedendoti che cosa ci propineranno al cinema? Non ti preoccupare, perché te lo dico io. Nelle sale il film da record è ancora 50 sfumature, si sa. Ma andiamo avanti con tante nuove uscite che non possono aspettare. Lo sentite anche voi? Sento un odore che non sentivo da un po' di settimane. C'è puzza de fantasy. Il settimo figlio. Ecco cos'è. Se ne parla da anni e finalmente è stato realizzato per il cinema. Protagonisti l'ex principe Caspian, direttamente da un altro celebre fantasy quale Narnia, ma anche bello e dannato in Dorian Gray. Il grande Lebowski, Jeff Bridges, l'algida e al tempo stesso dolce Julianne Moore e il Kit Harington di Game of Thrones, Jon Snow. Il film è diretto dal russo Sergei Bodrov. Proprio da lui. Che nella sua carriera vanta ben 2 nomination agli Oscar per Mongol e Il prigioniero del Caucaso come migliori film stranieri, mentre le scenografie sono state affidate al nostro ben 3 volte premio Oscar Dante Ferretti. È la storia del mistico cavaliere padre Gregory e del suo apprendista Tom Ward. Entrambi dovranno vedersela con la terribile e diabolica strega madre Malkin e i suoi seguaci. In un passato lontano, delle perfide forze stanno per riaccendere una guerra tra esseri sovrannaturali e l'umanità. Il mago Gregory è un cavaliere che centinaia di anni prima aveva imprigionato la potente strega Malkin, ma ora lei è riuscita a scappare e sta programmando la sua vendetta chiamando a raccolta i suoi vecchi seguaci. Sembra avvincente. Riuscirà bravo regista di madre Russia a dare tocco dell'est a grande film spacca botteghino di America? Ma se preferite non avventurarvi all'estero e godervi una commedia italiana a nuova maniera, allora vi consiglio Noi e la Giulia con lo zampino di Edoardo Leo, ora super celebre grazie a Smetto quando voglio del geniale Sidney Sibilia. Nel suo Noi e la Giulia, Leo ha deciso di raccontare la generazione del piano B, ovvero quei giovani adulti trentenni che, esauriti dal precariato e dalle grandi città ben poco accoglienti, decidono di cambiare vita e aprire un agriturismo al sud Italia. Ah, che bella idea! Mi piace! Ma aspetta un momento, non dovrò mica fare i conti con il pizzo e la mafia locale? E invece sì. Diego, Luca Argentero, Fausto, Edoardo Leo e Claudio, Stefano Fresi, sono 3 quarantenni insoddisfatti e in fuga dalla città e dalle proprie vite. Da perfetti sconosciuti si ritrovano uniti nell'impresa di aprire un agriturismo. A loro si unirà Sergio, Claudia Mendola, un cinquantenne invasato e fuori tempo massimo, ed Elisa, Anna Foglietta, una giovane donna incinta e decisamente fuori di testa. Ma ad ostacolare il sogno arriverà Vito, Carlo Bucci Rosso, un curioso camorrista venuto a chiedere il pizzo alla guida di una vecchia Giulia 1300. Questa minaccia li costringerà a ribellarsi ad un sopruso in maniera rocambolesca, e lo faranno dando vita a un'avventura imprevista, sconclusionata e tragicomica, a una resistenza disperata, quella che tutti noi vorremmo fare se ne avessimo il coraggio. Andiamo almeno a fare il tifo per loro? E se invece aveste voglia di arte e truffe? Allora per voi c'è Mordecai. Torna Johnny Depp, sposo modello con la bellissima Amber Heard, e totalmente ubriaco proprio alla premiere di Mordecai. Adattamento per il cinema del romanzo scritto da Kirill Bonfiglioli, The Great Mordecai Mustache Mystery, in cui si racconta di questo antieroe simpatico, ricco e vigliacco mercante d'arte, amante del divertimento che sguazza nel crimine. Johnny Depp veste i panni del protagonista ed è affiancato da una costellazione di stelle del cinema, come Ewan McGregor, Gwyneth Paltrow, Olivia Munn, Jeff Goldblum, Paul Bettany e molti altri. Il materiale letterario per dare il via a una vera e propria saga certo non manca, ma negli USA è stato un flop. Gli ammaragani non ci capiscono niente. Voglio vederlo anch'io prima di decidere. E voi? Al volo vi segnalo anche Un piccione seduto su un ramo riflette sull'esistenza, un titolo alla Lina Wertmüller, per la storia di un venditore e un ritardato mentale che intraprendono un viaggio attraverso un imprecisato paesaggio occidentale. Vi incuriosisce la cosa? E se vi dico che ha vinto anche il Leone d'Oro all'ultimo festival di Venezia? Qualcosa di speciale ci sarà. Per oggi abbiamo concluso. Grazie per aver visto questo video. Vi saluto e vi invito a mi piacere e followare le pagine Facebook e Twitter di Screen Week per non perdere nessuna Cine News. Io sono Violetta e mi trovate come Violetta Rox su tutti i social e su YouTube. Ai prossimi appuntamenti. Ciao!